È stato chiuso all'azienda ospedaliera Marche Nord il primo degli accordi regionali che stabilisce i criteri per erogare parte degli incentivi che la regione ha stanziato non più tardi di un mese e mezzo fa. Considero questo accordo un po' apripista degli altri accordi regionali per dare ai sanitari coinvolti un contributo dovuto. Non sta a me a giudicare se questo contributo sia sufficiente o no, lo sforzo è stato immane da parte di tutti, però è un segno di riconoscimento che molti si aspettavano e che raggiunge sui diversi step di cui è composto quella che era la ideale cifra di circa 1000 euro, che era un po' nell'immaginario quanto considerato quantomeno sufficiente. Il contributo rispetta quello che è l'accordo regionale che è stato fatto tra organizzazioni sindacali appunto, e tavoli tecnici regionali, in cui ci sono valori economici diversi a seconda del grado di coinvolgimento, per cui si passa da un livello 1 in cui il coinvolgimento è stato assiduo, continuo, parliamo classicamente di tutte le terapie intensive e subintensive, poi c'è un secondo livello che ovviamente rappresenterà un valore economico ridotto e infine un terzo perché abbiamo avuto parte dei sanitari che sono stati coinvolti marginalmente dal fenomeno Covid, ma comunque pur sempre coinvolti e un riconoscimento comunque dovuto a tutti. Il percorso per arrivare all'erogazione di questo contributo non è stato semplice. No, non è stato semplice, come in questi casi le visioni, soprattutto all'interno del mondo sindacale, sono diverse, legittime ma diverse. Si tratta di fare lo sforzo che è stato fatto e a questo va un plauso sicuramente a tutte le organizzazioni sindacali, uno sforzo nel coniugare le diverse idee nell'interesse dei lavoratori per giungere a un accordo come è stato fatto all'interno dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord. In questa fase ci sono i calcoli tecnici da effettuare, per cui l'amministrazione sta provvedendo a questi calcoli. Vi sono poi alcune componenti di questo accordo regionale di cui parlavamo, che devono essere ancora oggetto di un accordo nello specifico o di calcoli nello specifico, che saranno messi a regime nei prossimi mesi, però diciamo che il grosso con questa partita del mese di agosto, sia questa del contributo Covid, sia quella che va a erogare la quantità economica per le ore aggiuntive in più che i sanitari hanno fatto nel periodo Covid, nel mese di agosto il grosso dovrebbe essere erogato, almeno nell'azienda in cui questi accordi sono raggiunti.